Giacomo e Andrea Granchi, rispettivamente nipote e figlio di Vittorio Granchi, hanno già presentato in esclusiva per i nostri telespettatori questo volume in occasione della prima presentazione nella sede dell'Accademia delle Arti del Disegno. Ovviamente non diamo per scontato che chi ci sta vedendo in questo momento abbia già assistito al precedente servizio, chi non lo avesse visto può andare anche sul nostro canale YouTube e rivederlo tranquillamente. Oggi registreremo integralmente l'intera presentazione, quindi per soprattutto gli addetti ai lavori che vorranno seguire quanto sta per accadere nella sala delle esposizioni, consigliamo di andare sul canale YouTube Fabrizio Borghini. Lascio a Andrea Granchi subito il microfono per aggiungere ulteriori informazioni su questa pubblicazione rispetto a quanto ha già detto nella precedente intervista. Siamo lieti, ovviamente ringraziamo il Presidente Eugenio Giani di averci ospitato qui nel Palazzo Strozzi Sacrati per questa ulteriore presentazione che è un po' una presentazione apice, diciamo così, perché interverranno appunto Cristina Cedini, la Presidente dell'Accademia del Disegno, e Cecilia Frosinini, che è stata a lungo direttrice degli interventi di restauro sui dipinti per l'Ufficio delle Pietre Dure, quindi due figure che conoscono fra l'altro molto bene Vittorio Granchi per tante ragioni e anche per la storia. Queste lezioni di restauro hanno, come sappiamo, diversi pregi. Il primo è quello di fare il punto sull'avvio del concetto scientifico del restauro, che alla metà del secolo scorso si è appunto codificato in questa straordinaria triangolazione fra Ugo Procacci, il famoso maestro Vermeeren, che è stato anche maestro di Vittorio Granchi, e lo stesso Vittorio Granchi, che ha poi codificato questo sistema di scientifico di approcciare l'opera d'arte in queste lezioni di restauro che lui ha cominciato a come dire, fare su indicazione probabilmente di Ugo Procacci, che aveva percepito le qualità, come dire, di Vittorio e anche le sue capacità di condivisione dei saperi, perché avevano capito che senza una trasmissione di questi saperi il gabinetto restauri e tutto il restauro fiorentino italiano avrebbe avuto uno stop, quindi bisognava predisporre nuove generazioni, e Vittorio Granchi si è rivelata poi nella storia la figura più importante in questo senso, e ci ha lasciato appunto questo imponente lavoro di lezioni di restauro che con mio figlio appunto abbiamo, e con Giorgio Bonsanti abbiamo finalmente dato alle stampe a 30 anni dalla scomparsa di Vittorio, quindi un dato importante. Ecco. Giacomo, Andrea nel suo intervento poco fa ha detto che tuo nonno ha teorizzato, diciamo, per scritto tutta il suo sapere sul restauro, soprattutto per le generazioni successive, alle quali ovviamente tu appartieni, quindi oggi sei doppiamente coinvolto come nipote dell'autore, ma come giovane di una generazione che si è applicata alla stessa professione, proprio attingendo da un testo precedente. Sì, tu fai questo appunto, e sinceramente è stato anche nelle nottate che abbiamo passato insieme a mio padre a trascrivere i manoscritti del nonno, è stato veramente... Cosa ci hai trovato di attuale che ti ha sorpreso, che non ti saresti aspettato di trovare in un testo risalente a diverse decine di anni fa? Lì, mentre noi stavamo leggendo, trascrivendo, nelle nottate, perché abbiamo fatto le 2, le 3 di notte a lavorare, era come se il nonno fosse lì, noi risentivamo leggendo in questo modo discorsivo che lui fa, che lui scrive, una maniera anche abbastanza semplice, no? E che doveva essere immediata e che divulgativa e doveva arrivare subito alla persona interessata. E praticamente noi era come se fosse lì con noi a darci ancora dei consigli su come proseguire il lavoro, e sempre attento e puntuale nel darci i consigli giusti. Era come rivivere.
si sentiva proprio la voce, ma questo, diciamo, sì, è un ricordo affettuoso, perché lo possiamo ovviamente capire e sentire io e mio padre, e anche delle persone che sono venute anche da molto lontano, che sono stati dei primi allievi di mio nonno. Alla dottoressa Cecilia Frosinini, membro del Consiglio Scientifico delle Gallerie degli Uffizi, già direttrice del settore dipinti dell'Opificio delle Pietre Dure, chiediamo di anticipare in esclusiva per i nostri telespettatori il tema su cui verterà fra poco il suo intervento nella sala dell'esposizione di Palazzo Strozzi Sacrati. Parlerò sicuramente del parallelismo della vicenda di Ugo Procacci e di quella di Vittorio Granchi. Sono state insieme a lavorare per la salvaguardia del patrimonio per lunghissimi anni, in un momento fondante proprio del restauro scientifico in Italia, a Firenze in particolare, ma vorrei dire veramente nel mondo. È una lunga parabola di cui il momento dell'alluvione, del disastro dell'alluvione, è giusto uno, no, dei tantissimi esempi. E vorrei anche accennare al fatto che nel leggere queste lezioni di restauro non è un caso, io credo, che si possa fare anche un collegamento con il libro dell'arte di Cennino Cennini, che all'inizio del 400 scrisse un manuale per i pittori dell'epoca, cercando in un certo senso di introdurre anche da un punto di vista etico e morale le persone, i giovani che volevano diventare dei pittori. E nella stessa maniera Vittorio Granchi faceva anche delle lezioni non solo tecniche ma anche morali per i giovani che volevano diventare restauratori sulla metà del Novecento. La dottoressa Cristina Cidini, presidente dell'Accademia delle Arti e del Disegno, ha già avuto modo di presentare al pubblico e ovviamente anche ai nostri telespettatori questo volume in occasione della prima presentazione nella sede dell'Accademia in Or San Michele a Firenze. Oggi ovviamente interverrà nuovamente, probabilmente con interpretazioni anche più approfondite, perché è passato ormai qualche mese, e quindi ancora una volta le chiediamo la cortesia per i nostri telespettatori di un'anticipazione di quanto lei dirà fra poco nella sala delle esposizioni. Proprio nella prospettiva della storia recente e dell'attualità, il testo e le immagini che sono in questo bel libro di Edifir, Lezione di restauro di Vittorio Granchi, curato da Giorgio Bonsanti, un esperto di primissimo rango del settore, insieme con Andrea Granchi e Giacomo Granchi, che hanno ereditato anche l'archivio del padre e nonno Vittorio, quindi in una linea familiare di grande continuità e di grande sapere. E questo libro, dicevo, nella prospettiva della storia recente e dell'attualità, acquista sempre maggior valore, perché oltre a rappresentare una casistica estremamente interessante di opere sulle quali Vittorio Granchi stesso ha messo le mani, per così dire, quindi ci informa su il degrado che ha incontrato e i tipi di intervento che ha svolto, ma direi che proprio dal punto di vista del metodo nel suo farsi rispecchia quella fase eroica della messa a punto delle tecniche di restauro basate su principi che si venivano proprio in quegli anni mettendo a fuoco. Pensiamo alle grandi teorie di Brandi, di Baldini, alla operosità instancabile di Ugo Procacci. Erano anni fondanti per il restauro in Italia e quindi il restauro in Europa e nel mondo, visto la nostra posizione di riferimento per questa disciplina. Gli anni in cui si rinsaldava il legame tra il restauro e le scienze, e quindi non si procedeva più sulla base dei vecchi saperi di bottega, magari dei misteri, dei misteriosi così segreti di bottega tramandati di padre in figlio, ma si dava fondamento a quelle scienze, appunto, che oggi sono un ampio ventaglio che va dalla diagnostica al monitoraggio dell'opera restaurata e da restaurare. E credo che proprio Vittorio Granchi sia stato un protagonista, e quando si leggono le sue pagine, oltre alla freschezza straordinaria della prosa, che risente anche di un bel parlato fiorentino, se e vogliamo, di un periodo in cui si scriveva e si parlava anche bene, diciamo, rispetto ai decenni successivi, soprattutto a Firenze, e anche
Parlando di restauro, il linguaggio del restauro si è naturalmente affinato, perfezionato, se vogliamo evoluto, ma in direzioni che hanno sempre più dell'impersonale, dell'anodino. Nel diciamo, rigore scientifico spesso si incontra anche una sorta di aridità della comunicazione o anche il riferimento a un gergo che solo gli addetti ai lavori possono interpretare e far proprio. Nel parlato, che poi diventa lo scritto limpido, esemplare di Vittorio Granchi, ritroviamo invece quella comunicativa che fa tesoro anche di modalità espressive più antiche di lui stesso, diciamo legate al tramando orale di questi saperi che nelle botteghe fiorentine è avvenuto per secoli. Quindi si incontrano diversi filoni su cui riflettere e un messaggio estremamente ancora attuale e direi fondamentale tra le letture di chi vuole avvicinarsi al mondo del restauro odierno e alla sua storia. Io intanto voglio ringraziare naturalmente chi è intervenuto qui stasera, la Presidente Cristina Cedini e Cecilia Frosinini, già direttrice degli interventi di restauro sui dipinti dell'Ufficio delle Pesature, che da par loro hanno presentato questo volume. Vittorio Granchi era forse l'unico restauratore che all'interno del Gabinetto dei Restauri insegnava la disciplina complessa del restauro. Grazie.